quindi questa tematica qua forse un po'. Come mai in questi ultimi tempi c'è un, come possiamo dire, un disinteresse progressivo nei confronti della religione? Non lo so. Non so neppure se ci sia un'interesse progressiva. Perché guardate che la situazione è sommamente non complessa, che sarebbe un termine pur sempre positivo, ma piuttosto tumultuosa. Oggi c'è, questo credo che sia ovvio, un attacco violento. Non volevo dirlo, meno male che lei. No. Ma vedete, anche a me non piace dirlo. E non mi piace dirlo perché, vi spiego anche perché, molto serio. Perché da qualche secolo l'immagine della Chiesa è quella della navicella in mezzo ai marosi, no? La roccia di Pietro combattuta. Retorica, e qualche volta bolsa retorica, è un giudizio negativo. La Chiesa come la cittadella assediata, come tutte zuppe. Io dico anche tutte zuppe. Quando dicono, per esempio, che la religione non funziona bene perché i preti sono quel che sono, ed è vero che i preti sono quel che sono, che per parte, oppure che i cristiani qualche volta peggio ancora, dice siamo noi che, scusatemi, non contiamo zuppe, non diamoci altro. Perché con Gesù non ci ha funzionato tanto bene. Credo che si comportasse abbastanza correttamente, no? Ha avuto di successo più di me, finora non sono mai stato crocifisso, lui sì. Quindi non facciamo zuppe, sono zuppe. Allora giudichiamo parecchio così. Oggi c'è un attacco, lo vedete anche il giorno, e anche ad un livello così, così sconfortante, proprio sconfortante. Lo sapete perché? Non lo so bene, ma una ragione credo di sapere. Perché, non so se voi ricordate, che qualche anno fa, quando un certo momento quando c'era Papa Benedetto, il Papa sembrava quello che risolveva, quantomeno che dominava su tutti i problemi. E allora i laici si lamentavano di aver perso la voce. Era loro. Ora finalmente hanno ripreso un po' fiato e quindi dicono tutte le idiozie che possono. E va sicuro, idiozie. Va sicuro, idiozie. Quanto per dire. L'altro ieri mi sono trovato, mettevo a posto le tre foglie, mi sono trovato a fare di giornale con un amico che mi aveva dato. Era un articolo di Olivetti. Ex serie. Davvero? Non lo sapevo. Olivetti, no? Fonte, Donaggio Romagnano. Sì. Bene, ho letto questo articolo. Il famoso ateo, ma mi sono talmente ieri. Allora dico proprio tutto, me l'ha sopportato al gabinetto, volete al gabinetto. No, vabbè. Bene, mi sono alzato, sono andato al computer, ho attaccato il ho dettato un articolo, lo pubblicherò, lo correggerò prima, lo devo rileggere prima, ma lo pubblicherò sul prossimo lettino. Perché un articolo così imbecille è difficile scrivere, anche per una persona intelligente. Anche una persona intelligente non riesce a scrivere un articolo così imbecille. E allora, tutto questo crea proprio un bailame che non finisce più. No? Qualunque cosa i preti, il Papa e non Papa dicono o non dicono, viene fuori un articolo. Vi posso garantire che raramente, non dico colgono il pensiero vero, ma si riferiscono alla parola, alla persona che mettono in gioco, raramente. Quando per esempio dicono il Vaticano, io non ho ancora capito chi sia il Vaticano. Quando dicono l'autorità ecclesiastica, non ho ancora capito chi sia. Non sanno manco quel che si dicono, ve l'assicuro. Io vorrei una volta o l'altra scrivere una lettera a qualche giornale di Russia facendo delle obiezioni e usando il linguaggio come lo usano loro, mi darebbero subito dello stupido
Io da anni che ripeto che i laici, ognuno ha detto di pensare come vuole, ma sarebbe bene che distinguesse l'aspersorio, sapete cos'è l'aspersorio? Quell'affare, quella quale, dalla cupola di San Pietro, e invece non la distinguono. Quindi è una confusione enorme, ve la assicuro. Compreso il discorso del Papa. Il discorso del Papa a Regensburg ha sollevato. La cosa più bella era questo. Grande discorso. Però ha detto delle cose. Primo, non mi era fatto un grande discorso. Ma no, ma dico sul serio, era un discorso abbastanza banale, ragazzi. Sì, ma poi perché diceva delle cose? E poi ha tirato fuori un esempio, a dire la verità proprio tutta, che in tedesco era scritto in modo che mostrava più chiaramente, è proprio come dire, il carattere peculiare del, invece la traduzione italiana è una traduzione più elegante che la frase tedesca, ma nel fare elegante l'hanno presentata quasi in un contorno, ma un pochino più di adesione, no? C'era anche questo, no? Sono andato a vedere proprio il testo originale e lì che ho trovato un'altra bellissima frase che non ho ancora sentito citare da nessuno, tanto è la superficialità con la quale si leggono o non si leggono queste cose, no? E allora, questa è la ragione. Allora, in questo bailame, io non so che cosa ne sia della religione, però se voi andate a vedere trovate due cose egualmente dette, che la religione è ormai una religione fallimentare. Questo però io ricordo che ha cominciato a dire negli anni 60, quando hanno detto che con la secolarizzazione la religione era ormai finita, te lo ricordo. Poi è cominciato in realtà la rinascita del sacro, i ritorni del sacro. Paolo VI temeva di essere l'ultimo papa. Comunque raccontavano tutto. Allora, ora ci sono i ritorni del sacro, ora però per fortuna, sono venuti fuori gli islamici. Però allora è venuto fuori il fondamentalismo. Allora tutto il fondamentalismo e lo vanno a leggere nella Chiesa Cattolica, dove, un momento, il pericolo del fondamentalismo c'è sempre, e quindi le cadute anche, ma dove siamo abbastanza riparati dal fondamentalismo proprio. Perché il fondamentalismo, pensate, è nato. Non è forse preciso, ma potrebbe essere proprio preciso la data, 1863, no? In uno scritto fatto da una setta più o meno cristiana dell'America. Sapete di quelle sette di quei cristiani di cui noi abbiamo una buona conoscenza dei libri western? Ricordate che quando... Ma i mormoni sono già quelli. Sono già la figura più tipica che ho sempre visto, che quando si sparano, poi qualcuno muore, e quando muore poi lo seppelliscono. Allora quelle bisacce dove tirano fuori tutto, c'è qualcuno che tira fuori una Bibbia e legge un po' di Bibbia. Ed è di quel cristianesimo lì, se siamo. C'è il cristianesimo libero americano, che è venuto fuori il fondamentalismo. Ma notate bene che la Bibbia, la Chiesa Cattolica l'ha più o meno trattata in tutti i modi, un po' in tutte le fasi, ma non ha mai la Chiesa Cattolica sostenuto che la Bibbia va interpretata alla lettera. Al contrario, lo sapete chi ha tirato fuori che la Bibbia va interpretata letteralisticamente? I protestanti. Sapete perché? Per una ragione molto semplice. Perché per i cattolici la Bibbia deve essere letta sotto la guida del magistero, no? E loro non potevano appellarsi al magistero. I cattolici potevano dire: la Bibbia noi l'accettiamo perché la Chiesa l'ha sempre accettata, quindi ricondursi alla tradizione. Loro non potevano dirlo. Quindi hanno pensato, ma basta leggere la Bibbia che ci trovi tutto. La ragione del suo valore, la ragione dei suoi fondamenti, i suoi fondamenti, tutti nella Bibbia. Nella Bibbia come? Non interpretata, ma letta per cos'è. Dopodiché qualcuno dei nostri movimenti anche, ora ripete queste scemenze qui dall'interpretazione letterale, no?
Io dico, quando nel Vangelo c'è scritto Gesù passò sull'altro lato del fiume o del lago, non crediate che questa sia una semplice indicazione topografica, perché non è così, perché significa è passato in un altro ambiente, con un'altra gente, con un'altra preparazione, con un'altra attesa, e quindi magari ha dovuto cambiare il linguaggio, magari ha dovuto dire altre cose, eccetera, eccetera. Ha potuto vedere alcuni, non ha potuto vedere altri. Non poteva parlare a Gerusalemme come parlava nella Decapoli, perché la Decapoli era, dietro nel lago di Genezaret, un gruppo di 10 città, si diceva in greco perché, perché erano ellenizzate, vale a dire, diremo noi oggi, paganizzate. Quindi lì parlava a mezzo degli scomunicati, invece a Gerusalemme doveva parlare con gli scribi e i farisei. Capite? E quindi tutte quelle annotazioni lì vanno proprio interpretate, ma interpretate in maniera molto precisa, con il punto supremo è questo, poi finisco. Dove è nato Gesù? Betlemme, sì, certo, la Bibbia, il Vangelo dice Betlemme, ma è nato proprio a Betlemme? Che lo sa? Io ho visto la chiesa della Natività. Sì, ma quella della chiesa le hanno inventate dopo, non prima della nascita di Gesù. Con ogni probabilità che Gesù è nato a Nazareth. E allora la Bibbia dice no, una bugia, ma non è proprio a ridere. La Bibbia dice ben un'altra cosa. Dire che è Betlemita vuol dire che è il Messia. Comunque, sia nato dove vuole Gesù, è certo che dire Gesù è nato a Betlemme vuol dire, prima cosa, Gesù è il Messia. Poi, magari è nato a Betlemme. Ecco, ma capite, questo è la ragione. Ma questi discorsi non sono discorsi azzigogolati, sono discorsi complessi, ma proprio perché i Vangeli sono stati scritti 2000 anni fa in una cultura non soltanto lontana temporalmente dalla nostra, ma proprio strutturata diversamente che la nostra, no? In condizioni particolarissime. Pensate di cui noi fino a pochi anni fa non sapevamo pressoché nulla. Ora ne sappiamo un mucchio. Non mica perché siamo diventati più furbi, ma per una ragione molto semplice, che negli anni 46 e 5, 49 e 50, sono state trovate due grosse biblioteche. Una, quella di Qumran, e l'altra quella di Nag Hammadi. Lì è venuto fuori due mondi che hanno raccolto documenti, quindi noi abbiamo ora una quantità di dati enorme rispetto al passato. E ora è necessario valorizzare. Quando Matteo e Marco mettono sulle labbra di Gesù la domanda, che cosa dice la gente di me? E gli apostoli rispondono, qualcuno dice che tu sei il Messia, qualcuno dice che tu sei Geremia, qualcuno dice un altro dei profeti. E finisce. E noi parliamo, dice vabbè, e poi. No, lì è una sorta di carta topografica per dire, guarda, ci sono tante correnti, ci sono tante culture, ci sono tante. E ciascuno ha una propria figura, no, specifica, di attesa, di speranza, eccetera, eccetera. Ecco, è questo. Allora, non sapevo. Ora, sappiamo un po' di cose. Per cui, chi è pur dentro questo di sa che prima conoscevamo il Nuovo Testamento e sul Nuovo Testamento ci sono biblioteche. Conoscevamo il Nuovo Testamento e sul Nuovo Testamento ci sono biblioteche che conoscevamo. Ora ci sono biblioteche che si interessano della letteratura intertestamentale. E questo è accaduto in questi ultimi 50 anni. Ecco, in questa situazione sarebbe opportuno qualche volta avere almeno qualche indirizzo generale, ma vedete, non solo per me, soprattutto per la mia fede, questo sì, ma non solo per me, per la nostra cultura, perché è una cosa curiosissima, che persone di primo ordine, anche universitari, no? Che sono davvero accorti, non sanno, non hanno mai letto un libercoletto, che è un opuscoletto
progetto molto più piccolo di questo, che si chiama La Lettera ai Romani. Ebbene, se voi andate a vedere da quando è stata scritta a oggi, ci sono stati alcuni proprio indirizzi culturali abbastanza innovatori, no? Agostino, epoca di Tommaso, Tommaso stesso, Lutero, Kierkegaard e tutto questo mondo esistente che si sono rifatti alla Lettera ai Romani. Tutte queste persone che sanno tutto, questa qui non l'hanno fatto, ma sicuro che è fatto così. Applaudite la situazione così bella, brava!